Grazie, grazie a Barbara, Gianni per l'invito e per l'occasione di una discussione così seria, così importante, così alta, come è stato detto. Mi scuso in anticipo perché purtroppo per la giornata di impegno ancora lunga dovrò andare via e non potrò stare qui fino alla fine, però insomma penso sia una giornata utile, come tante ce ne sono e ce ne dovrebbero essere sempre di più nella discussione del Partito Democratico, perché ci aiutano a fare un passo avanti e ci aiutano anche a guardare con quel, diciamo, in modo più serio e più complessivo i temi dell'agenda politica che poi quotidianamente siamo obbligati ad affrontare. Perché evidentemente noi stiamo affrontando una situazione del tutto peculiare, anche dopo le elezioni, in cui il Paese è in una situazione evidentemente drammatica. Qualunque indicatore economico noi scegliamo di analizzare racconta di una crisi sempre più dura, di una crisi che è assai lontana dall'essere risolta. Insomma, basta il dato della disoccupazione giovanile per raccontarlo, ma purtroppo non è l'unico. E di un Paese che, ricorderete, noi abbiamo raccontato la campagna elettorale come un derby tra speranza e rabbia, un Paese in cui la rabbia non è svanita, anzi cresce di più, cresce sempre di più, come la delusione, la disillusione, il distacco nei confronti della politica e delle istituzioni. Un Paese che però è appeso a un filo di speranza, e quel filo di speranza siamo noi. Con tutte le difficoltà, le ambiguità di quel voto, ha perfettamente ragione Carlin Petrini nel dire noi non dobbiamo pensare che quel 48% sia stabilizzato, è tutto fuorché stabilizzato, c'è un elemento di evidente eccezionalità in quel risultato, che può cambiare se noi non saremo all'altezza di quel filo di speranza che abbiamo evocato e a cui una parte del Paese che prima non credeva in noi si è aggrappata. E naturalmente però di quel 40,8% noi non possiamo avere paura, non possiamo avere paura delle responsabilità che ci consegna, perché questo sarebbe la immediata dimostrazione della nostra inadeguatezza, né possiamo però spaventarci di quel successo e della capacità di attrazione che quel successo sta scatenando. Cioè, se oggi una parte sempre più larga del Paese, della politica, guarda il Partito Democratico e inizia a vederlo come un possibile strumento di cambiamento del Paese, noi non dobbiamo aver paura. Poi dobbiamo discutere sicuramente di quale debba essere l'identità che il Partito Democratico deve avere, di come debba trasformarsi per non perdere se stesso in un momento in cui si cresce anche vorticosamente. Io non sono appassionato della definizione di partito della nazione, neanche nell'accezione che gli ha dato Alfredo Reichlin, perché credo che noi dobbiamo enfatizzare sempre di più il dato nuovo da qualche mese che ha caratterizzato il Partito Democratico e che ha portato a compimento il suo percorso fondativo, cioè la scelta di aderire al Partito del Socialismo Europeo, che non è solo un fatto politico e politicista, è una scelta di campo internazionale che disegna intorno al Partito Democratico quei confini e che ha messo in movimento vorticosamente un cambiamento nel sistema politico, perché quello che sta accadendo in altri partiti, c'è qui Gennaro che saluto e che abbraccio per la difficoltà della fase che, diciamo, sta passando e per la scelta coraggiosa che ha fatto, ma quello che si sta muovendo è figlio di quella scelta, cioè del fatto che noi finalmente abbiamo definito un campo di forze europeo che lotta per il cambiamento delle politiche europee, lo abbiamo indicato come punto di riferimento al Paese come strumento di modernizzazione e europeizzazione del sistema politico, e questo ha messo in movimento tante cose, ha messo in crisi le tante eccezionalità politologiche e politiciste di questo Paese. E però appunto noi non dobbiamo avere paura della responsabilità che quel voto ci attribuisce, né della nuova centralità che il nostro partito ha assunto, ma dobbiamo capire le ragioni del successo elettorale. Guerini diceva una frase molto efficace: non abbiamo ancora capito chi ci ha votato. Che in qualche modo è vero, perché credo di non dire una bugia se dico che tutti noi non ci aspettavamo un risultato come quello che è arrivato. Qualcuno si aspettava di andare bene, qualcuno si aspettava di perdere, però nessuno immaginava che sarebbe arrivato quel dato. E io ho sempre pensato, dalla notte in cui arrivavano quei dati, che in realtà in quel voto ci fosse il senso
di una grandissima voglia di sinistra che c'è in questo paese. Voi direte, allora perché ha preso il 41% il Partito Democratico di Renzi? Io credo che in questo ci sia un elemento sul quale noi dobbiamo riflettere profondamente, noi anche, cioè di come Renzi abbia saputo, il Partito Democratico guidato di Renzi, intercettare molto più di tutto quello che c'era stato prima, la grande voglia di cambiamento radicale che veniva dal Paese. Naturalmente bisogna capire cosa significa cambiamento radicale, per capire se siamo d'accordo con questa lettura. E io credo che alla fine, se c'è stato quel successo, è per una ragione persino prepolitica, appunto, cioè che la percezione di Renzi come elemento di destrutturazione delle oligarchie e dei corporativismi di questo paese è stato percepito più di qualunque altro messaggio. In un paese che aveva una gran voglia, per le ragioni che raccontava Gianni Cuperlo all'inizio, cioè un mondo in cui 200 persone hanno più ricchezza, l'equivalente della ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone, un paese e un occidente in generale che ha una gran voglia di redistribuzione del potere e della ricchezza e che in quel tratto persino prepolitico ha colto e ha riconosciuto nella leadership di Renzi e nel Partito Democratico di Renzi. Ora, quella voglia di redistribuzione di potere e ricchezza, diciamo, è qualcosa che evidentemente noi in questi anni, tutti noi, non siamo stati in grado di interpretare con altrettanta forza e capacità. E questo è quello su cui noi forse dobbiamo riflettere e ragionare, perché insomma la radice comune della lotta per la redistribuzione del potere e della ricchezza è quella parola che, appunto, come ricordava Gianni, abbiamo dimenticato, cioè quel concetto di eguaglianza come cardine, come valore, come fondamento cardine di una politica di sinistra. Pensate, io ci tengo a dirlo a Milano perché l'ho detto quando sono stato eletto presidente, perché lo dico sempre, noi abbiamo passato 20 anni a discutere anche nel nostro partito e nei partiti che l'hanno fondato di questione settentrionale, con tutto ciò che questo comportava e con un'agenda di problemi e priorità che esistevano, e abbiamo smesso completamente di parlare di questione meridionale e di mezzogiorno, accettando una lettura che ci portava lontano dalla nostra storia, perché per una parte lunga della storia della sinistra italiana meridionalismo e sinistra erano sinonimi. Ed erano sinonimi perché nel meridionalismo e nella sinistra la radice comune era esattamente quella dell'eguaglianza, della lotta per la riduzione delle diseguaglianze. Ora, che senso ha un partito di sinistra che dimentica quella parola, quella radice comune, per questa e tante altre cose? Ho citato la questione meridionale perché credo sia giusto citarla quando si va a Napoli e Bari o a Roma, ma anche quando si viene a Milano. Ora, è chiaro che in qualche modo quel dato elettorale, quel risultato dimostra che noi siamo riusciti a trasmettere qualcosa di diverso da quello che è stato trasmesso in questi anni, e che quella promessa, quel sentimento, quel filo di speranza in qualche modo è stato percepito da una parte del paese, non da tutto. Vedo anch'io i limiti di un risultato che ci consegna anche ancora una volta il tema di una enorme astensione di un pezzo del paese che, escluso dai processi produttivi, si autoesclude dai processi di rappresentanza e quindi nemmeno va più a votare. Ora, naturalmente, noi quella parola eguaglianza non possiamo però limitarci a enunciarla, dobbiamo perseguirla davvero, e questo riguarda sicuramente l'azione di governo, in cui noi, per carità, abbiamo tutti lottato, lavorato e festeggiato la scelta redistributiva degli 80 euro, ma è chiaro che non può essere l'unica azione che va in questa direzione, che molto di più si può e si deve fare. E da questo punto di vista è chiaro che noi dobbiamo recuperare anche l'altezza e l'ampiezza di questioni che, diciamo, vanno al di là della politica italiana. Una ce l'ha posta Petrini nel suo intervento, ma che evidentemente non possono trovare solo soluzione nell'azione di governo, ma devono trovare nell'azione di un governo i segni, la direzione di marcia che ci porta sulla strada giusta. E dobbiamo recuperare un protagonismo europeo. Ora, io non so, visto che è il dibattito di giornata, se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno dell'accordo raggiunto ieri in Europa, anzi lo so, cioè io credo che il bicchiere sia mezzo pieno, perché
noi possiamo discutere degli effetti concreti del documento che accompagnerà l'elezione di Juncker. E però c'è un dato nuovo che per azione del governo italiano, per la prima volta in un consesso in cui l'austerità non poteva nemmeno essere messa in discussione nei colloqui e in cui nessun presidente del Consiglio italiano l'ha mai messa in discussione, per azione di un governo italiano quella parola è messa in discussione e alla messa in discussione di quella parola si vincola un accordo politico. Ora non so se questo produrrà degli effetti concreti, ma siccome la nostra storia, lo dico con Fassina davanti, è anche quella di una parte del Partito Democratico e della sinistra italiana che quando quelle parole non potevano nemmeno essere discusse, ha provato invece a fare una battaglia contro quelle parole per sostituirle con altre e l'ha fatta in assoluta solitudine. Perché quando io e Fassina ce le prendevamo con la lettera della BCE, Scalfari chiedeva la nostra espulsione dalla segreteria del Partito Democratico, non Monti, e anche un pezzo consistente dei gruppi dirigenti del Partito Democratico, compreso il Presidente del Consiglio che ora giustamente fa una battaglia contro l'austerità, difendeva quella parola. Allora è questa la rilevanza e l'importanza di ciò che è successo ieri. Il fatto, come diceva Cuperlo recuperando una parola antica, egemonico di battaglie che iniziano di minoranza e che però contaminano le idee del Partito Democratico e non solo, grazie al cielo vanno fuori i confini del Partito Democratico, e che per la prima volta nel dibattito pubblico europeo si è aperta una discussione sugli errori di questi 20 anni e si è indicato chiaramente che quegli errori bisogna mettere da parte e bisogna provare a fare qualcosa di diverso. Poi naturalmente contano i rapporti di forza, poi naturalmente non è detto che si riesca a ottenere tutto quello che l'Italia dovrebbe e vorrebbe ottenere, però è un passo avanti, che mi fa dire che quel risultato lì ci ha messo nelle condizioni anche a livello europeo di contare e pesare di più, di far vivere con maggior forza queste battaglie. E però appunto quel risultato ci consegna anche delle altre riflessioni che riguardano un po' più da vicino il nostro partito. Ora Barbara diceva che noi non dovremmo essere l'ascensore sociale per pochi, ma la speranza per molti, che è giustissimo, solo che se noi ci vogliamo guardare allo specchio sinceramente, oggi il Partito Democratico è l'ascensore sociale per pochi e noi che siamo quei pochi lo dobbiamo riconoscere, ma ce lo racconta, guardate, se noi andiamo a leggere il risultato, quell'altro, quello delle politiche, il rapporto Itanes-Mulino lo racconta con una frase straordinaria: il Partito Democratico ha preso il suo allora 25-26% quant'era in quella parte del paese che in larga parte, quasi totalmente, non ha il problema di come arrivare a fine mese. Che significa? Che tutta quell'altra parte del paese che noi, stando alla relazione di Gianni, a tutto quello che noi abbiamo sempre detto, vogliamo rappresentare, nel momento di massimo bisogno della crisi più dura che questo paese ha conosciuto dal dopoguerra ad oggi, ha guardato il nostro simbolo e ha detto questi no, arrivederci, proprio voi no, meglio Grillo, e proprio se Grillo ci fa schifo meglio Berlusconi. Noi alle politiche arrivammo terzi tra gli operai, tra i precari, tra i disoccupati, un giovane su due scelse di votare Grillo. Ora veniva da chiedersi, lo chiesi a me stesso e a tutti noi, che senso ha la sinistra, che è nata per rappresentare quella parte del paese, se nel momento in cui quella parte del paese ha bisogno della sinistra non la riconosce come un interlocutore affidabile. E io credo che questa sia la domanda che noi ci dobbiamo porre davvero quando riflettiamo su cosa si debba fare e su come si debba ricostruire un Partito Democratico. E lo dico anche pensando alla nostra discussione di questi mesi, di queste settimane, di questa mattina, perché noi spesso corriamo il rischio di essere un pezzo delle oligarchie che denunciamo. Lo faccio con una battuta, e mi scuserà se lo utilizzo scorrettamente Petrini, però noi quando ci ha invitato ad aprire i nostri frigoriferi e ad essere conseguenti a quello che ci avevi spiegato nel momento in cui apriamo i nostri frigoriferi, ti abbiamo applaudito perché ci siamo tutti riconosciuti in quella scena. Io mi ci sono riconosciuto. Dopodiché io che vivo in un quartiere della periferia popolare di Roma, penso che nella scala del mio palazzo l'unica persona che in quel palazzo apre un frigorifero e si riconosce in quell'immagine sono io.
non ci si riconosce la famiglia di cinesi che vive nel pianerottolo di fronte a me, non ci si riconosce la famiglia latinoamericana che vive al piano di sopra, non ci si riconoscono neanche le tante famiglie italiane che vivono in questo momento una condizione di drammatica difficoltà. Perché lo dico? Non perché quel discorso sia sbagliato, evidentemente è sacrosanto, ma perché c'è un punto, e la cosa su cui voglio terminare, che noi ci dobbiamo mettere bene in testa, perché ha ragione Gianni, la cura è una cosa bellissima, una parola bellissima, ha ragione, ricordo sempre una frase bellissima che usava Pierluigi Bersani spessissimo, in cui ci ricordava che noi dobbiamo guardare il paese con gli occhi dei più deboli, perché così si costruisce un paese più giusto. Tutto giusto, per carità, tutto bello, però il problema è che noi non possiamo essere i buoni che rappresentano i deboli. Perché questa sarebbe di per sé il tradimento della missione storica della sinistra, che non è quella di costruire strumenti attraverso cui noi rappresentiamo i deboli, ma è dare a quella parte del paese che non ha strumenti e capacità per rappresentare se stessa, perché è debole, perché è povera, perché non ce la fa, gli strumenti politici attraverso cui si trasforma da debole in classe dirigente. Che è quello che fecero in questo paese, in una situazione analoga, i grandi partiti di massa nel dopoguerra, trasformando un paese di derelitti in una delle principali potenze mondiali, non in nome dei derelitti, ma con i derelitti, cedendo potere e sovranità prima di tutto in quei partiti a quella parte del paese, trasformandola in classe dirigente. Lo dico perché in questo c'è un elemento che racconta molto dei nostri errori di questi anni, un tic che noi spesso continuiamo, lo dico prima di tutto a me stesso, a perpetuare, e che ci dice anche forse la soluzione al problema che enunciavo all'inizio di come rendiamo stabile quel 48%, perché quel 48% ci dice che, a differenza delle politiche, un pezzo di quel paese ha ricominciato a guardare a noi, ci ha messo una fiche sopra al Partito Democratico. Ora il tema nostro è se noi ragioniamo in nome di quella parte del paese o ci mettiamo tutti in discussione ricostruendo uno strumento attraverso cui quella parte del paese trova casa e possibilità di dare forza alle proprie battaglie. Il fatto che abbiamo preso il 48% per quel sentimento persino prepolitico che abbiamo trasmesso racconta la possibilità di arrivare a questo risultato. Sta a noi trasformare quella possibilità in realtà, ma penso che questa sia la missione principale del Partito Democratico, cioè ricostruire questo paese non in nome degli italiani, ma con gli italiani, che è una grandissima differenza. Grazie.